Ciao, io sono Julian. Io in verità non ho una vera talk, ma sto semplicemente presentando il progetto che ha portato anche la rimonta portata su Party. Io sono promesso è un progetto personale, sono lo sviluppatore. L'ho praticamente realizzato da solo insieme ad altri tre collaboratori. Vabbè, Promessa è un walking simulator, quindi è un gioco di esplorazione contemplativo. Un viaggio in cui si attraversano sogni, memorie e fantasie che emergono durante un dialogo. Praticamente il gioco è composto da una serie di scene, di paesaggi surreali e onirici. Tra una scena e l'altra ci sono dei frammenti di un dialogo tra me e mio nonno. Sì, tutti gli scenari sono basati o su ricordi, quindi luoghi della mia memoria, oppure su sogni e visioni. Sì, Promessa, vabbè, io sono sviluppatore italiano con origini argentine. Promessa è un progetto che appunto è nato dopo alcune conversazioni avute con mio nonno, quindi esplora un po' i temi della memoria e dell'identità. Tutti gli scenari sono ispirati a paesaggi urbani o italiani o argentini. Vabbè, qui non si vede molto, però tipo, questo è il paesaggio che vedo da casa mia. Questo invece, sì, diciamo, i registri visivi sono... cioè, ci sono alcune scene che sono più legate a un tipo di registro visivo fotografico, naturalistico, e altre che invece sono più surreali, oniriche. Questo, vabbè, ovviamente è una scena basata su un materiale fotografico. Promessa non ha una trama tradizionale, nel senso che non ha una vera e propria storia, ma è più che altro un'esperienza contemplativa. Come in un flusso di coscienza esploriamo le immagini che emergono dall'ascolto di una persona. Sì, ed è un po' un viaggio che esplora le immagini sotterranee che condividiamo nelle nostre relazioni, quindi le memorie, i sogni, che soprattutto all'interno di un contesto familiare sono sia personali che condivise tra entrambi. Appunto, immagini in cui l'onirico, il naturalistico e il fantastico si confondono assieme. Questo è un gioco breve, nel senso che dura 45 minuti circa, ma è necessaria più di una partita per vedere tutte le scene. Questo perché la sua struttura, cioè ogni volta le scene hanno un ordine diverso e sono più che legate da una vera e propria trama, sono una specie di libera associazione di immagini. Ah beh, come dicevo, gli ambienti sono ispirati a paesaggi urbani italiani. Questo è per esempio il cortile di casa mia dove abitavo. Visivamente lo stile unisce bassa risoluzione, quindi le texture sono pixelate, però l'illuminazione non è il tipo di illuminazione retro, diciamo, come se fosse la PlayStation 1, ma è un'illuminazione realistica. E niente, Promessa, vabbè, uscirà il mese prossimo per PC e Steam. Adesso vi faccio vedere il trailer. Niente, non avevo preparato un vero e proprio talk, ma era più che altro per presentare un attimo il progetto. Thank you.
Grazie.